Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati a Di Prima Mattina, la rassegna stampa targata Super J, lunedì 30 novembre 2020. Siamo pronti come sempre a darvi il buon inizio di settimana e come sempre andremo a leggere i principali argomenti trattati sui principali quotidiani, nello specifico il quotidiano Il Centro, il quotidiano Il Messaggero, seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata ovviamente allo spazio talk con il nostro ospite ed essendo lunedì dedicheremo ampio spazio allo sport, calcio e basket in modo particolare. Ma cominciamo la nostra rassegna stampa come di consueto andando a vedere la prima pagina del principale quotidiano abruzzese, ovvero il quotidiano Il Centro, che dà ampio spazio in questo caso alla situazione di emergenza sanitaria appunto dovuta al coronavirus. Sono infatti 48 ore decisive per l'Abruzzo, così intitola il quotidiano Il Centro, la regione infatti che punta a far ripartire le attività di centinaia di negozi prima del 10 di dicembre. Tutto dipende ovviamente dai dati Covid di oggi e dal confronto di domani tra il presidente della regione Abruzzo Marsilio e il ministro della Salute Speranza, quindi insomma due giornate davvero decisive sotto questo punto di vista. Si dà ampio spazio con tanto ovviamente di fotografia nel taglio medio della prima pagina del quotidiano Il Centro alla stagione sciistica, una stagione appunto sciistica da salvare. Domani ci sarà la legge in consiglio. L'Abruzzo che non scia, arrivano degli aiuti per 3 milioni di euro, quindi questo è un altro cavillo che dovrà risolvere la regione Abruzzo. Facendo poi il punto della situazione a livello numerico riguardo l'epidemia da coronavirus nella nostra regione, scendono i casi e ricoveri, due segnali positivi. Sono dati confortanti, quindi quelli di ieri, li andremo anche a leggere tra poco nello specifico, perché mostrano i cali dei numeri sia dei casi giornalieri sia dei posti letto occupati nei reparti Covid e nelle terapie intensive. Riunione anche nella notte per quanto riguarda appunto il governo, aiuti a famiglie e aziende, pronto il quarto decreto maxi moratoria fiscale con le scadenze da qui a fine anno, rinviate a primavera per imprese e partite IVA in difficoltà nel cosiddetto ristori quater. E vediamo tra l'altro anche qui riguardo proprio l'economia, il gruppo De Cecco che mette in campo degli investimenti e delle assunzioni per 70 milioni di euro, 60 assunzioni e una forte crescita della produzione di pasta e altri prodotti. Pubblicati poi i bandi, tre concorsi per 40 posti nel pubblico, tre concorsi appunto in Abruzzo per essere precisi 41 posti di lavoro a tempo indeterminato. I bandi ci sono già, due riguardano il comune di Teramo che cerca 20 dipendenti, l'altro invece la ASL dell'Aquila che cerca ovviamente personale medico. Si parla anche di ricostruzione, in questo caso nelle frazioni di Teramo. Vedete qui via alla ricostruzione, il comune che ha approvato gli aggregati edilizi, alcuni interessano anche il centro della città di Teramo. Essendo lunedì, ampio spazio anche allo sport, siamo in questo caso sempre nella prima pagina del quotidiano Il Centro, per essere precisi nel taglio basso, Teramo Calcio un punto in rimonta, i biancorossi che riprendono sull'1-1 la Virtus Francavilla, quindi dopo la sconfitta contro la capolista ternana si riparte con un pareggio a Francavilla Fontana, quindi buona la reazione dei biancorossi che, lo ricordiamo, erano andati sotto di una rete e poi hanno rimontato lo svantaggio con il gol di Di Francesco. È cominciato anche poi il campionato di basket, per essere precisi la Serie B maschile, ne parleremo anche abbondantemente con il nostro ospite nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Esordio più che positivo sia per la Teramo Spicchi che per la Pallacanestro Roseto. Vedete infatti per Teramo e Roseto una partenza con il botto, hanno vinto rispettivamente contro la Virtus Basket Civitanova e contro Iesi, sconfitta invece sfortunata ma con l'onore delle armi davvero per il Giulia Basket Giulianova, che perde invece fuori casa contro l'ambizioso Ancona. C'è poi invece una notizia, un lutto che ha colpito in questo caso Nereto, vedete qui addio allo storico docente di Sabatino. Questa quindi la prima pagina per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Restiamo sempre sul principale quotidiano abruzzese e andiamo a leggere nello specifico quali sono gli argomenti principali. Si parla ovviamente, lo abbiamo visto insomma dal titolo centrale insomma della prima pagina del quotidiano Il Centro, delle cosiddette 48 ore decisive per la nostra regione per poter riaprire prima, lo ricordiamo, sia
siamo ancora in zona rossa, quindi in questo caso la regione Abruzzo che si gioca la partita più importante per far ripartire subito centinaia di negozi. I passaggi chiave sono i dati di oggi dell'epidemia e soprattutto domani, dove ci sarà il confronto, l'abbiamo detto, tra il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e il ministro della Salute Speranza. Quindi insomma bisognerà vedere se avverrà il passaggio in area arancione, che può consentire la riapertura di varie attività economiche. Si parla anche dei vaccini, questo è appunto un altro argomento molto importante. Tra l'altro il ministro Speranza ieri ha ribadito che dovrebbero insomma arrivare a inizio anno i nuovi vaccini, ma ha ribadito anche che non sarà, diciamo, non ci sarà una distribuzione per tutti, quindi all'inizio la percentuale sarà minoritaria e soprattutto si dovrà sempre verificare l'efficacia del vaccino. Svelata la causa del ritardo per quanto riguarda la regione Abruzzo, qui si parla ovviamente della lotta all'influenza, la regione che diffida una grande azienda farmaceutica che ha fornito solo una parte di dosi. Vediamo anche qui nello specifico, finora sono stati immunizzati oltre 190.000 abruzzesi, in arrivo 40.000 dosi spray per quanto riguarda appunto i bambini. Continuiamo la nostra rassegna stampa con il consueto punto della situazione, il cosiddetto report giornaliero riguardo ovviamente i contagi, gli sviluppi in Abruzzo. Nuovi casi in discesa e meno ricoverati, i primi segnali davvero buoni dall'inizio della seconda ondata. Ovviamente una notizia che ci fa piacere durante questo periodo molto complicato. Andiamo anche qui a leggere nello specifico dei dettagli. Tra i 7 decessi anche una dirigente dell'ASL Lanciano Vastochieti, aveva 62 anni, questa volta è Pescara la città con più contagi recenti, mentre rientra l'allarme nella Marsica. Il rapporto tra contagiati e tamponi eseguiti scende al 9,9%, quindi sotto la media nazionale, e grazie ai test di massa nell'Aquilano sono stati trovati altri 88 casi positivi, però appunto si scende dopo tanto tempo sotto il 10%. Continuiamo la nostra rassegna stampa, si parla, un altro titolo che abbiamo letto poco fa in prima pagina, degli aiuti per quanto riguarda la regione Abruzzo, nello specifico per gli impianti sciistici. Vediamo infatti anche qui, impianti chiusi, arrivano 3 milioni di euro, ecco la legge regionale che ristora imprese, comuni e maestri. Vediamo anche qui i dettagli, il proponente è Angelo Sante, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che commenta: siamo stati i primi in Italia a muoverci in questo settore, l'obiettivo è erogare i contributi con velocità. Continuiamo anche qui la nostra rassegna stampa, rifiuti, la nuova legge che cambia le regole, domani in aula il centrosinistra che attacca, migliorata grazie a noi, ma bocciamo le discariche, le cave sono salve, volevano utilizzare per i rifiuti ma lo abbiamo evitato. Vediamo qui ancora riguardo i posti di lavoro in Abruzzo, un altro titolo che abbiamo letto poco fa nella prima pagina del quotidiano Il Centro, maxi concorsi, 3 bandi per 40 assunzioni, 2 riguardano il comune di Teramo che cerca 20 dipendenti amministrativi, l'altro è dell'ASL dell'Aquila, servono 21 medici, come fare le domande? Per gli istruttori amministrativi contabili del comune di Teramo basta avere il diploma, le domande vanno presentate in via telematica entro il 24 di dicembre, scade invece il 10 dicembre il concorso della ASL, le assunzioni sono a tempo indeterminato e saranno distribuite anche nelle aziende sanitarie di Teramo e Chieti. Continuiamo ancora, siamo sempre sul quotidiano Il Centro, facciamo il punto della situazione riguardo la pandemia a livello però italiano, Lombardia e Piemonte che ripartono, giornata di assalto allo shopping, dopo la stretta le due regioni sono tornate arancioni e hanno visto affollarsi le vie dei negozi, a Torino e Milano ultimi sconti sull'onda lunga del Black Friday, tante code ma con grande ordine, quindi cominciano a ripartire anche Lombardia e Piemonte, le vendite che soddisfano i commercianti, misure contro l'affollamento a Roma, chiuse alcune piazze della Movida anche in periferia. E vediamo qui la situazione riguardo anche le misure, si tratta su spostamenti e locali, confronto governo-regioni anche sugli orari del coprifuoco e sulle deroghe per i divieti di movimento, in questo caso si parla soprattutto
riguardo il DPCM di Natale, quindi domani sarà il cosiddetto D-Day per decidere anche quali saranno le misure da affrontare durante le festività natalizie. Siamo sempre sul quotidiano Il Centro, ma in questo caso andiamo ad aprire la pagina dedicata a Teramo e provincia e si parla in questo caso sempre ovviamente primo piano della seconda ondata dell'epidemia da coronavirus. Ci sono comunque dei dati positivi riguardo il comune di Teramo, ancora primi nei nuovi contagi, si accelera quindi per il test di massa. Secondo il sindaco D'Alberto potrà iniziare la prossima settimana appena sarà concluso all'Aquila. A Montorio quasi dimezzati gli ammalati, sono 243, al titolante il sindaco ovviamente di Montorio che dichiara ci ha salvato il monitoraggio. Vediamo poi la storia in questo caso del medico Antimo Di Giovanni, lascia la pensione per assistere i positivi, lo vedete anche nella fotografia, il medico Antimo Di Giovanni che torna al lavoro con altri due colleghi per seguire i pazienti in isolamento. Continuiamo a vedere i principali argomenti, si parla anche di ricostruzione post-sisma, ovviamente nel comune di Teramo sbloccata la ricostruzione nelle frazioni, approvati gli aggregati edilizi, alcuni sono anche in centro. D'Alberto che dichiara al via lavori importanti soprattutto nella frazione di Spiano. Si registrano però dei furti, vedete qui a Colle Atterrato, nel quartiere di Colle Atterrato, dalle case Ater inagibili i ladri portano via anche i mobili e il proprietario di un alloggio minaccia appunto delle denunce penali dichiarando l'azienda deve mettere in sicurezza gli edifici, quindi purtroppo registriamo anche dei furti negli appartamenti che sono inagibili nel quartiere di Colle Atterrato a Teramo. L'area poi qui, vedete, siamo nel Cerrano, l'area protetta, appunto Torre del Cerrano, l'attacco ai nuovi vertici con i 5 Stelle che dichiarano l'area marina in mano a chi non rispetta le regole, quindi ancora polemiche riguardo il CDA appunto dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Continuiamo la nostra rassegna stampa. Siamo in questo caso a Giulianova, lo scientifico Curie, attivati gli indirizzi biomedico e sportivo, gli studenti che hanno cominciato a seguire lezioni tenute da medici oppure da campioni di varie discipline. A Montorio invece sul Consiglio Comunale in videoconferenza e scontro tra Guizzetti e Altitonante. Riguardo invece le filiali Tercas, qui in questo caso siamo a Teramo, Italia Viva che torna a chiedere la convocazione di un consiglio straordinario appunto sul piano di tagli della Banca Popolare di Bari, no alle chiusure, Italia Viva appunto che sollecita un consiglio e soprattutto si è esposto il capogruppo in consiglio comunale Flavio Bartolini. Una notizia poi che abbiamo letto anche poco fa in prima pagina, Nereto, morto di Sabatino, amato prof di diritto, lo storico docente del Peano Rosa, aveva 60 anni, lascia due figlie, tanti messaggi di cordoglio degli ex alunni. E poi ieri è stata una giornata davvero molto molto triste per tutta la città di Teramo, stroncata, vedete qui, da un infarto. Loredana D'Abbondanza, 46 anni, storica barista del Caffè dell'Olmo, è stato davvero tanto il cordoglio, soprattutto sui social, per l'improvvisa e dolorosa scomparsa della barista, della storica barista del Caffè dell'Olmo, Loredana D'Abbondanza. Continuiamo la nostra rassegna stampa, in questo caso siamo a Roseto, tombini inadeguati, via Settembrini che si allaga agli abitanti che dichiarano disponibili a comprare noi una grata, l'assessore che replica troveremo noi i soldi. A Villa Rosa invece i cittadini abbelliscono l'incrocio di via Filzi, quindi anche i privati che aiutano a migliorare Martinsicuro, in questo caso appunto è avvenuto questo bel episodio a Villa Rosa che vedete anche appunto documentato dalla fotografia. Continuiamo la nostra rassegna stampa, in questo caso passando alla pagina sportiva del quotidiano Il Centro.
e andiamo a leggere in questo caso i principali argomenti, partendo ovviamente dalla Serie C di calcio, con il Teramo che era chiamato insomma a ripartire dopo la pesante sconfitta contro la capolista ternana. Si è giocata la 13ª giornata, che analizzeremo anche poi nello specifico nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Il Teramo che ottiene un pareggio comunque positivo sul campo della Virtus Francavilla, la partita che è terminata appunto con il risultato di 1-1. Un Teramo bello a metà, dichiara il quotidiano Il Centro, un pareggio in rimonta. Francavilla Fontana e Biancorossi vanno sotto dopo 3 minuti, poi pareggiano con Di Francesco e nella ripresa sfiorano il colpo. Andiamo anche qui a leggere nello specifico i dettagli: l'ingresso di Lasic che cambia la partita nel secondo tempo, ma il portiere Crispino nega la vittoria al diavolo. La squadra di Paci torna a muovere la classifica dopo il KO con la Ternana, ma scivola al terzo posto. Leggiamo anche le dichiarazioni post partita, soprattutto del tecnico biancorosso Massimo Paci, il quale dichiara: siamo partiti male ma c'è stata la reazione. Il tecnico è comunque soddisfatto della prestazione dei propri giocatori, dichiarando: se non avessimo maturità avremmo perso. Di Francesco in gol alla seconda da titolare, che commenta: peccato per l'approccio sbagliato. Andiamo anche a dare una lettura delle statistiche. Il trend esterno del Teramo: la vittoria in trasferta che manca da un mese, gol fuori casa dopo 217 minuti di digiuno. Ieri tra l'altro si è giocato anche il recupero, un recupero nel campionato di Serie D, con la Vastese che ha pareggiato sul campo dell'Aprilia con il risultato di 3-3. Vastese Sprecona, pari beffa al 91esimo, la tripletta di Bernardi che non basta. L'Aprilia risorge nel finale e il match termina, lo abbiamo detto, con il risultato di 3-3. Proseguiamo sempre la nostra rassegna stampa, in questo caso passando, aprendo l'ampia pagina dedicata al basket, con la Lux Chieti che ha fatto il suo esordio ufficiale nel campionato di Serie A2, una trasferta amara. Lux Chieti prima si illude e poi si arrende a Scafati. I teatini reggono il confronto per 2 quarti, ma i campani sono più forti, si impongono con il risultato netto di 88-72. È cominciato soprattutto, l'abbiamo detto, il campionato di Serie B maschile, e la Teramo a spicchi non poteva che bagnare nel migliore dei modi, con un successo insomma, il suo storico esordio nel campionato di Serie B, vincendo 77-71 contro la Virtus Civitanova, una partita che anche come emittente Super J abbiamo trasmesso proprio ieri in diretta sul nostro canale. E dicevamo appunto, la Teramo a spicchi che parte forte, arriva il primo successo in Serie B. La Nova soffre in avvio con Civitanova, ma nel secondo tempo è inarrestabile. Coach Stirpe, ovviamente felicissimo, soddisfatto, ha commentato: è un'emozione unica. Andiamo anche a vedere tutte le altre partite che riguardano ovviamente le formazioni teramane. Roseto che ha fatto l'esordio al Palamaggetti contro Iesi, vincendo 80-70. Roseto che appunto soffre in avvio, poi brinda alla vittoria, quindi una vittoria anche di carattere contro un avversario difficile come Iesi. I biancazzurri penalizzati dalle tante assenze faticano al debutto contro Iesi. La svolta arriva nel terzo quarto con un parziale di 18-0, bene Lucarelli e Ruggero, quindi grande vittoria anche per Roseto, che appunto nonostante le assenze vince contro un ostico avversario. E infatti molto soddisfatto coach Tony Trullo, che tra l'altro ascolteremo anche nella seconda parte della nostra rassegna stampa con l'intervista post partita realizzata dal collega Fabio Talamonti. Dicevamo, un Tony Trullo molto soddisfatto, che dichiara: molto bene, soprattutto quando abbiamo utilizzato la difesa a zona. L'unica formazione delle tre teramane che non sorride è il Giulianova, il Giulia Basket, che perde sul difficile campo di Ancona contro i ragazzi di coach Stefano Raiola 69-60, ma è stata una partita che Giulianova ha giocato a testa altissima, è andata anche in vantaggio la formazione di coach Zanchi. Il Giulia che infatti inizia bene, poi si inchina all'Ancona, gli infortuni che penalizzano i giallorossi. Coach Zanchi che dichiara: peccato non essercela potuta giocare alla pari. Resta comunque, dicevamo, una buona prestazione per i ragazzi appunto del Giulia Basket. Tutti questi argomenti, tra l'altro, lo ricordiamo, li tratteremo domani sera con la trasmissione Super Basket in diretta alle ore 21, sempre sul canale 634 su Super J.
Cambiamo adesso quotidiano, passiamo dal quotidiano Il Centro al quotidiano Il Messaggero, partendo con la cronaca, in questo caso sempre in primo piano l'emergenza Covid, lettera dell'infermiere Clochard salvato dai colleghi della ASL, la toccante storia del ragazzo che dichiara appunto: gli operatori sanitari mi hanno fatto studiare, sabato la laurea all'Aquila con 110 e lode, adesso vuole dedicarsi ai pazienti Covid ed è davvero... Tra l'altro appunto sarà impegnato al Mazzini di Teramo, una bellissima storia di riscatto sociale. Il ragazzo che era scappato da casa per una difficile situazione familiare dormiva in macchina e mangiava quello che gli veniva offerto. Sarà quindi, lo dicevamo, operativo come infermiere all'ospedale Mazzini di Teramo. Vediamo poi il bollettino, l'epidemia che non arretra, due vittime e altri 131 positivi per quanto riguarda la provincia di Teramo. La notizia poi di cronaca, dicevamo, che ha colpito ieri la città di Teramo, il cordoglio davvero di tutta la città, la barista d'Abbondanza, Loredana d'Abbondanza, storica barista del Caffè dell'Olmo, stroncata da un malore improvviso, e ripetevamo, c'è stato davvero il cordoglio da parte di tutta la città di Teramo. Vediamo poi qui a Giulianova, Colibrì, campagna di aiuti alle persone in difficoltà, l'emergenza sanitaria quindi che non ha arrestato l'opera di solidarietà dell'associazione benefica Colibrì Onlus. In Val Vibrate infine l'SOS di Colonnelli che dichiara: quel ponte ora presto potrebbe crollare, quindi c'è il sindaco. Situazione sempre più complicata appunto per il ponte sul torrente Vibrata in via Ascolana, c'è appunto l'appello da parte di Colonnelli. Apriamo anche la pagina sportiva del quotidiano Il Messaggero e in questo caso partiamo ovviamente sempre dal pareggio del Teramo ottenuto contro la Virtus Francavilla. Punto prezioso, ci pensa Di Francesco, gol, finisce 1-1 con la Virtus Francavilla, tutto nel primo tempo, ora il diavolo è terzo, si è avvertita l'assenza di Lari, Lewandowski con le sue parate ha evitato la sconfitta. Andiamo anche a vedere le dichiarazioni del tecnico Massimo Paci, un avvio sofferente, poi potevamo anche vincere. Per quanto riguarda invece Di Francesco, l'autore ovviamente del pareggio biancorosso, dichiara: peccato, ho avuto l'occasione per fare il bis, ma va bene così. Quindi comunque il Teramo che torna a muovere la classifica dopo la sconfitta contro la Ternana. Andiamo poi a vedere il recupero che è stato giocato nel campionato di Serie D tra Aprilia e Vastese, tripletta Bernardi non basta, due volte in doppio vantaggio, la Vastese che viene beffata ad Aprilia 3-3 quando resta in 10 uomini. Altro boccone amaro difficile da digerire, pesa l'espulsione di Valerio in difesa. Concludiamo la nostra rassegna stampa, vediamo anche qui una finestra riguardo il mercato di Serie D, mercato aperto fino al 26 di febbraio, Covid, regole più flessibili per tutti. Tra l'altro, appunto, andremo anche qui a seguire questa domenica dovrebbe ripartire teoricamente il campionato di Serie D. Apriamo adesso la pagina del basket partendo dalla Serie A2, Lux Chieti, falsa partenza a Scafati, bene solo il primo quarto, finisce 88-72 per i padroni di casa, abruzzesi quindi che restano a secco. Riguardo invece il punto della situazione nel campionato di Serie B maschile, Roseto e Teramo ok, secondo copione Giulianova delusa, Valerio Amoroso il giocatore di Roseto guarito dal Covid ma in tribuna Gianmarco Rossi invece in doppia cifra. Quindi questo è il punto della situazione riguardo il campionato di Serie B maschile di basket. Abbiamo quindi concluso la prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso, come di consueto, diamo la linea alle previsioni del tempo, facciamo poi una breve pausa e ci rivediamo tra pochissimo sempre qui a Di Prima Mattina. Buon lunedì a tutti. La profonda depressione che ha causato forte maltempo in particolare sulle due isole maggiori, con danni enormi e purtroppo anche delle vittime, si è spostata verso il Mediterraneo orientale. Di conseguenza sulla nostra penisola il tempo è in graduale miglioramento, anche se residue piogge insistono al sud. Il Mediterraneo però è diventato fucina di depressioni, così da domani pomeriggio sera un nuovo profondo vortice depressionario si andrà a formare tra Liguria e Corsica, dando vita ad un nuovo intenso maltempo che coinvolgerà tutta la penisola.
penisola. In Abruzzo ci attende una giornata irregolarmente nuvolosa, ma con tempo che tenderà a migliorare ulteriormente con il passare delle ore. Domani sera tornerà il maltempo, questa volta proveniente dal nord Europa. Ventilazione che insisterà per oggi dai quadranti settentrionali, di moderata intensità sulle coste e debole altrove. Il mare è ancora mosso, ma tendente a divenire poco mosso entro sera. Le temperature saranno piuttosto fresche per il periodo, con valori massimi compresi tra 7 e 12 gradi e minime della prossima notte tra 2 e 7 gradi. Un saluto da Marco. Bene, rieccoci di nuovo qui, bentornati a Di Prima Mattina, la rassegna stampa targata Super J. Cominciamo la nostra seconda parte, lo abbiamo detto, essendo lunedì dedicheremo ampio spazio allo sport, parleremo di calcio ma anche di pallacanestro, perché dicevamo è ricominciato finalmente, davvero dopo 9 lunghissimi mesi, il campionato di Serie B maschile. Ma vado ovviamente a presentare il nostro ospite, saluto con piacere Gabri di Bonaventura. Ciao Gabri, buongiorno. Buongiorno a te Lorenzo, buongiorno ai telespettatori. Grazie Gabri come sempre per aver accettato il nostro invito. Allora cominciamo andando a vedere, in questo caso con l'aiuto della grafica, quanto è successo nell'ultimo turno del campionato di Serie C di calcio. Ovviamente nello specifico seguiamo il girone C, il girone dove è impegnato il Teramo. Si è giocata ieri la 13ª giornata, che si era aperta sabato con l'anticipo tra appunto, che ha visto fronteggiare Vibonese e Ternana, la Vibonese che tra l'altro è il prossimo avversario del Teramo, la capolista Ternana che ha vinto appunto 3-2 in trasferta. Poi tutte le altre partite: il Bari che batte il Catanzaro 1-0, il Palermo che vince con il Monopoli 3-0, il Teramo che ottiene un buon pareggio esterno sul campo della Virtus Francavilla con il risultato di 1-1, vittoria esterna del Foggia sul campo della Viterbese con il punteggio di 1-0, altra vittoria esterna quella del Catania ad Avellino con il risultato di 2-1, Bisceglie Potenza 1-1, vittoria esterna della Casertana a Cava dei Tirreni 1-0 il risultato, poi Juve Stabia Paganese termina 1-1, ha osservato in turno di riposo la Turris. Andiamo quindi a vedere la classifica in virtù anche di questi risultati: la Ternana che comanda a quota 33 punti, il Bari a 26 che scavalca fondamentalmente il Teramo che comunque muove la classifica, è terzo solitario a quota 24 punti, la Turris a 20, Catanzaro 19, Juve Stabia, Foggia 18, il Catania a quota 16, Avellino e Palermo a quota 15 punti, Vibonese Monopoli 13, Paganese 12, Virtus Francavilla 11, Bisceglie Potenza a quota 10, Casertana 9, Viterbese penultima a quota 7, chiude la classifica la Cavese a quota 5 punti. Abbiamo anche il servizio della partita del pareggio del Teramo che ha ottenuto contro appunto la Virtus Francavilla. Andiamo a vedere proprio il servizio e poi commentiamo qui studio. Il Teramo torna a casa con un punto prezioso da Francavilla Fontana, casa della Virtus, pareggiando con Di Francesco, seconda rete in campionato, il gol a freddo di Castorani. Un avvio complicato per i biancorossi, già partiti male 7 giorni prima a Terni, dove erano sotto dopo 6 minuti. Pochi secondi e Castorani chiama in causa Lewandowski. È la prova generale del gol. Il portiere polacco, protagonista di tanti interventi provvidenziali, al terzo si oppone a Di Cosmo, ma sulla ribattuta è proprio Castorani a portare in vantaggio i suoi. La squalifica di Ilari toglie peso specifico in mezzo al campo ai biancorossi, che soffrono le verticalizzazioni pugliesi per gli attaccanti Perez e Vasquez. Il diavolo balla per tutto il primo tempo e la difesa va in affanno. All'ottavo colpo di testa insidioso di Perez che impegna Lewandowski. La prima conclusione vera del Teramo arriva al 24esimo con un rasoterra di Pinzauti a fil di palo. Al 28esimo Bombaggi prova a risolvere direttamente su punizione, destro a giro alto di poco. La formazione di Paci dà segnali di ripresa, ma le punte virtussine sono sempre pericolose. Al 32esimo il solito Perez chiama alla respinta dopo uno slalom il pronto Lewandowski. Ora la partita sembra più aperta e il gol può arrivare da una parte e dall'altra. Buon per il Teramo che a gonfiarsi sia la rete del Francavilla. È il 37esimo quando Di Francesco taglia verso il centro e calcia a rete la palla puntuale di Costa Ferreira. Il pari restituisce tranquillità al Teramo che nel secondo tempo rientra più sicuro in campo. Paci sistema la difesa con la fisicità di Lasic a destra che permette a Diachité di scivolare al centro e reggere meglio di Piacentini i duelli con gli attaccanti avversari.
Dopo una conclusione di Vasquez, arriva al 62esimo la più grande opportunità della partita per i biancorossi. Crispino è doppiamente miracoloso nella stessa azione, prima su Di Francesco e poi sul destro da fuori di Lasic. L'azione si spegne con le proteste del Teramo per un fallo di mani in area non ravvisato dall'arbitro. Il Teramo continua a crederci più della Virtus Francavilla e sfiora con mano la vittoria fino al 92esimo, quando l'ultima parata di Crispino sancisce l'1-1 finale. Arrigoni e compagni scivolano al terzo posto, complice la vittoria del Bari sul Catanzaro, e domenica attendono la Vibonese allo stadio Bonolis. Allora, questo è il servizio della partita del pareggio ottenuto dal Teramo sul campo della Virtus Francavilla, realizzato ovviamente dal nostro direttore Alessandro Diemidio. Coinvolgo anche il nostro ospite Gabri Di Bonaventura. Gabri, come sempre, ne parlavamo anche a microfoni spenti, personalmente tendo a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, nel senso che, vista anche come si era messa proprio la partita con la Virtus Francavilla andata subito in vantaggio, una formazione che poi rivedremo anche la classifica, aveva bisogno di muoverla perché era nella parte destra, insomma nella parte diciamo a rischio. Il Teramo ha ripreso la partita, ha creato anche nel secondo tempo, tutto sommato mi diciamo faccio coro anche a quanto ha dichiarato il tecnico Massimo Paci, un buon punto che muove la classifica. Ma certo, direi che poi da che mondo è mondo, fare il risultato fuori casa è sempre una cosa, è un segnale di durezza mentale, di organizzazione, di compattezza, quindi Teramo che già ha fatto un avvio assolutamente sorprendente, perché le aspettative, ricordo, non erano proprio di primissimo livello, quindi trovarsi insomma in terza posizione e rimediare a una partenza falsa dopo aver preso il gol praticamente quasi a freddo, certo, significa che la squadra è ben sintonizzata sulle richieste del tecnico Paci, e quindi direi che è un punto che lascia ben sperare per il proseguo del campionato. E poi Gabri, commentavamo anche un dato, diciamo logico verrebbe da dire, perché ovviamente non facciamo un discorso tecnico, però ci sta anche che, vista la classifica, gli avversari ti affrontino come squadra da prime tre posizioni, quindi in questo momento il Teramo penso sia anche normale che stia, tra virgolette, soffrendo un approccio anche più concentrato da parte degli avversari. Non che prima questo non sia avvenuto, però insomma più fai punti, ecco, il Teramo di fatto si può dire che la sorpresa è al terzo posto, più vai avanti, più confermi la tua posizione, più gli avversari ti rispettano anche in un certo senso. Certo, è una cosa che va in maniera direttamente proporzionale, quindi Teramo fino adesso, meglio di Teramo hanno fatto soltanto due squadre, che la Ternana è costruita per una squadra scientificamente, esatto, proprio letteralmente, esatto, e Bari, dove Teramo ha anche pareggiato proprio all'inizio del campionato, diciamo, quindi significa che la squadra è stata costruita comunque con grande equilibrio, e soprattutto che il tecnico Paci in questo momento riesce proprio a massimizzare le potenzialità dell'organico, quindi complimenti a lui, e sicuramente la tifoseria deve essere ben felice, a mio avviso, di questo avvio molto molto promettente. Concordo, quindi il Teramo che appunto, lo abbiamo visto in classifica, consolida appunto il terzo posto. Buongiorno, ieri nel secondo tempo ho visto un grande Teramo, infatti appunto salutiamo e ringraziamo anche il nostro amico, la nostra amica che ci segue da casa. In effetti appunto ieri il Teramo ha dimostrato, Gabri, appunto anche qui davvero importante anche poi la reazione, l'abbiamo visto negli highlights, il Teramo ha creato poi nel secondo tempo giochi anche su campi difficili, gli avversari sono difficili, questi sono segnali buoni, lo hai detto tu stesso, proprio per il tecnico Paci, vista anche l'assenza di Lari, il bomber della squadra che era appunto fuori per squalifica. Ripeto, dal mio punto di vista è un pareggio assolutamente da non buttare, contando tutti questi segnali. Ma credo che sia proprio indiscutibile, tra l'altro dalle immagini, ecco, come in questo caso si vede che la squadra non si è neanche accontentata, certo, ha anche cercato di fare il risultato pieno, questo è un segnale di grande mentalità vincente, quindi davvero credo che ci sia soltanto da fare chapeau per questo avvio di campionato del Teramo.
Assolutamente, assolutamente. Allora, fatto il punto della situazione riguardo il buon pareggio che è stato ottenuto dal Teramo sul campo della Virtus Francavilla, un tema che tra l'altro verrà ovviamente trattato questa sera nella trasmissione Calcio e dintorni, che vi invitiamo a seguire. Andiamo a vedere invece la situazione con la classifica del campionato di Serie D, perché l'abbiamo letto appunto nella prima parte, si è giocato il recupero tra Aprilia e Vastese. Questa quindi la situazione dopo il pareggio ottenuto appunto tra Aprilia e Vastese, che la partita è terminata con risultato di 3-3. Vedete in classifica che comandano in questo momento Notaresco e Recanatese, poi il campo a quota 14, Campobasso a quota 13, il Castelnuovo che è al quarto posto a quota 12, Cinzia Albalonga e Tolentino 10, Vasto Girardi 9, Vastese, Castelfidardo e Pineto insieme a Fiuggi a quota 8, Montegiorgio 7, Matese 4, Aprilia 3, Porto Sant'Elpidio, Rieti e Olimpia Agnonese a quota 2, completa il quadro il Real Giulianova a quota 1. Tra l'altro, lo ricordiamo, se tutto dovesse andare insomma per il verso giusto, il campionato di Serie D dovrebbe riprendere proprio questa domenica. Cambiamo adesso completamente argomento e passiamo al basket, perché è cominciato il campionato di Serie B maschile, anche qui con l'aiuto della grafica andiamo a vedere quanto è successo appunto nel primo turno del gironcino, lo chiamo così, insomma il girone C2, lo ricordiamo, la nuova formula che ha di fatto suddiviso il campionato in 8 piccoli gironi per venire ovviamente incontro alle esigenze soprattutto logistiche vista l'emergenza sanitaria del Covid-19. Questi i risultati: il Giulia Basket, il Giulianova, che perde a testa alta sul campo dell'Ancona 69-60, Roseto che esordisce in modo positivo al Palamaggetti battendo in un match duro, molto complicato, Iesi 80-70 per i ragazzi di coach Tony Trullo, e poi la Teramo a Spicchi che diciamo bagna nel miglior modo possibile il suo storico esordio nel campionato di Serie B battendo al Pala Acquaviva Civitanova con il risultato di 77-71. Domani dovrebbe, usiamo il condizionale, giocarsi il derby marchigiano tra la Sutor Montegranaro e Fabriano. Anche qui, prima di entrare nello specifico con Gabri di Bonaventura, analizzando ovviamente tutte le partite che si sono giocate, partiamo da Roseto, perché abbiamo appunto un contributo, abbiamo l'intervista che è stata realizzata a coach Tony Trullo dal nostro collega Fabio Talamonti. Roseto, lo ricordiamo, che ha vinto contro Iesi 80-70, andiamo ad ascoltare Trullo e poi commentiamo qui studio. Coach Tony Trullo, Pallacanestro Roseto che esordisce con una vittoria al Palamaggetti contro l'Aurora Basket Iesi, vince e diciamo anche nella seconda parte soprattutto convince. Sì, era una partita che chiaramente temevamo molto e avevo detto già durante la settimana che erano da 35 anni, era la prima volta che arrivavo con una squadra con tutti questi problemi. Avevamo avuto 3-4 giocatori con il Covid, non ci siamo potuti allenare e quindi sono molto molto contento, quasi come se avessimo centrato una partita da playoff. Diciamo che mi aspettavo questi up and down durante l'incontro, quindi loro che sono una buona squadra e che hanno iniziato con percentuali da tre mostruose, perché hanno tirato col 67% da tre nei primi due quarti, aiutati anche da noi. Una volta registrata un po' la difesa alternando uomo e zona, siamo riusciti a rientrare, a superarli e quindi sono molto molto soddisfatto. E non dimentichiamo anche i due infortunati, i due ragazzi che sono rientrati oggi ma che sono ancora al 40-50%, che sono Lucarelli e Ruggero, ma sono stati molto molto importanti. Coach Trullo, senza Valerio Amoroso oggi, probabilmente il miglior giocatore del roster, senza comunque alcuni under importanti come Gaeta, Cocciaretto e Pedicone, oggi sono stati importanti soprattutto nella seconda parte di gara, i canestri di Ruggero, i canestri di Lucarelli e soprattutto i canestri di Alexa Nicolic nel quarto quarto. Sì, ma tutta la squadra si è ben comportata, come ti dicevo, è chiaro che Ruggero e Lucarelli ho dovuto alternarli dentro fuori perché non hanno la condizione fisica di affrontare una partita, tenendo presente che noi oggi è 29 novembre, siamo alla terza gara ufficiale, praticamente noi precampionato non abbiamo mai giocato e quindi abbiamo fatto la prima partita dopo un mese e sono, ecco, strafelice di questa prima vittoria. Sono contento per il gruppo che si è allenato per settimane in 6, in 7,
E lasciami anche ringraziare il Roseto 2020 per i due giocatori che ci ha prestato per gli allenamenti, il Corato che ci ha prestato Simone Di Diomede, giocatore di Roseto, e Mociano, il nostro amico Marco Verrini, che ci ha prestato Salamina. E questo ci ha permesso, almeno quest'ultima settimana, di provare a giocare una parvenza di 5 contro 5. Quindi questa vittoria la dedico anche a loro. Gabri, io partirei proprio dalla chiusura di coach Toni Trullo, che secondo me ha descritto perfettamente anche una situazione che in questo momento devono affrontare proprio gli allenatori di pallacanestro, una situazione veramente difficile, perché ecco, Roseto era appunto di fatto la terza partita giocata e soprattutto, visti anche i tanti casi Covid all'interno del roster, lo ha detto lo stesso Toni Trullo, ha dovuto davvero chiedere in prestito dei giocatori per fare gli allenamenti, li ha nominati lo stesso coach Toni Trullo. Tu sei stato anche un allenatore di basket, davvero è un momento difficilissimo sotto questo punto di vista, devi gestire tantissimi fattori. Sì, obiettivamente sono dinamiche che nessun allenatore vorrebbe affrontare, ma che purtroppo sono molto estese, perché certo, tant'è vero appunto che non sappiamo neanche se domani giocherà Fabriano contro Montegranaro, proprio per queste motivazioni. Purtroppo bisogna fare di necessità virtù e provare ad arrangiarsi con situazioni che poco hanno a che vedere con il basket a cui facevamo riferimento fino a un anno fa. Quindi bene comunque che Roseto sia riuscita a sopperire a un inizio di gara abbastanza complicato, dove appunto nel primo quarto Iesi aveva dato il meglio di sé. Certo. Iesi è una squadra, tra l'altro, costruita in maniera abbastanza singolare, nel senso che loro hanno scelto di avere soltanto quattro senior, di cui ieri uno, Rizzitiello, era anche out, e quindi erano tre senior, e poi hanno degli under discreti, sicuramente Giacchè e Ferraro, in particolare ieri molto ispirato, però è chiaro che anche loro, una squadra che insomma non ha grandissime ambizioni. Certo. Roseto è stata brava, soprattutto dal punto di vista mentale, a reagire in maniera ottimale alle difficoltà iniziali. È chiaro che la pressione in questo tipo di gare è tutta sulla squadra che ha un roster più diciamo competitivo, e quindi è chiaro che Iesi non aveva nulla da perdere, giocava anche con leggerezza mentale. Roseto, ripeto, è stata molto brava a reagire alle difficoltà, l'esperienza dei giocatori, l'organizzazione data dallo staff tecnico e il fisiologico calo degli avversari ha consentito poi nel secondo tempo progressivamente di scalare le marce e di arrivare al traguardo senza grandissimi diciamo, ostacoli. Gabri, ovviamente siamo alla prima di campionato e soprattutto anche in un periodo davvero molto particolare, vista l'emergenza sanitaria che va a condizionare ovviamente il tutto, però ecco, ti volevo anche chiedere, in virtù anche di quanto hai detto poco fa, è una vittoria che sicuramente può e darà fiducia a Roseto, vista anche il modo in cui è stata ottenuta, con una vigilia travagliata per i casi Covid. Roseto che in questo momento, anche vista la difficoltà della partita, ha confermato appunto la qualità del roster a propria disposizione. Ma certo che sì, certo che sì. Roseto è destinata, per come è stata costruita, per le aspettative che ovviamente ha, a recitare un ruolo di grandissimo rilievo in questo gironcino, come giustamente l'hai chiamato tu, e sicuramente insieme a Fabriano e ad Ancona la squadra all'organico più forte in assoluto. Tra l'altro, ecco, deve rientrare Amoroso, che è assolutamente un top player per questa categoria, e poi non dimentichiamo una cosa che qualche volta facciamo fatica un attimo a rammentare, che Roseto ha ancora un posto per un senior, quindi è sicuramente al mille per mille questo senior arriverà alla prima occasione. Certo. Sicuramente la franchigia biancazzurra inserirà per dare ancora più corpo alle proprie ambizioni di salto di categoria, quindi Roseto è destinata a far bene, perché ha tutto per far bene.
Esordio positivo per quanto riguarda Roseto, esordio positivo e storico anche nel campionato di Serie B per la Teramo a Spicchi, che affrontava appunto Civitanova al Pala Acquaviva. Vittoria per i ragazzi di Coach Stirpe con il risultato di 77-71, e tra l'altro, Gabri, appunto una partita che anche tu hai seguito personalmente. Civitanova, tra l'altro, anche qui è una partita molto forte, un match quasi speculare con quello che ha giocato Roseto. Teramo poi bravissima nel riprendere il match, soprattutto nel secondo quarto, con un controparziale, diciamo, vincendo appunto il secondo quarto 28-18, e a mantenere soprattutto poi, Gabri, il vantaggio nel secondo tempo. Raggiante a fine partita il presidente Nardi, davvero la Teramo a Spicchi non poteva iniziare nel migliore dei modi la sua storica avventura, la sua prima storica partita nel campionato di Serie B. Sì, perché poi, diciamo, il precampionato molto brillante, diciamo, del Teramo aveva creato qualche aspettativa, come se questa partita fosse, non dico una formalità, ma insomma qualcosa di simile. Tra l'altro, l'assenza di Milani nel Civitanova, che è un giocatore da quintetto solido, certo, poteva ancora di più, diciamo, no, dare qualche vantaggio al Civitanova, che è una squadra molto ben organizzata, una squadra che ha giocatori molto esperti, che hanno giocato centinaia di queste partite, e quindi, insomma, l'inizio era un po', diciamo, è stato critico, e la squadra ha trovato le forze, proprio le energie mentali prima che tecniche, per reagire all'ottimo inizio di Civitanova. Raggiunta la parità a metà gara, poi nel secondo tempo, diciamo, tutte e due le squadre hanno badato più a difendere che ad attaccare, infatti, diciamo, esatto, le percentuali, esatto, sono abbastanza precipitate di qua e di là, anche per l'importanza della posta in palio, però ecco, alla fine meritatamente direi Teramo è riuscita a cogliere la prima vittoria stagionale. Gabri, è interessante quello che hai detto, perché è giusto che hai giustamente ribadito il fatto che la Teramo a Spicchi ha fatto un ottimo precampionato, appunto intendendo ovviamente il girone di Supercoppa, con le tre vittorie, una di queste proprio contro Civitanova, e poi l'uscita a testa alta negli ottavi di finale contro Rieti. In effetti veniva data un po', tra virgolette, per, non dico scontata la vittoria, però visto che Teramo aveva giocato bene, aveva anche questa, possiamo dirlo, una sorta di pressione, un po' di pressione proprio su questo, cioè confermare il precampionato. La partenza di Civitanova aveva messo dei forti dubbi, quindi anche qui ti faccio la stessa domanda come con Roseto: è una vittoria che sicuramente darà ulteriore fiducia anche in vista poi di una trasferta molto difficile sul campo di Fabriano per quanto riguarda il prossimo turno, ma in generale, dico, può dar fiducia davvero a tutti, a Serroni e compagni per tutto il campionato? Sì, sì, vincere sicuramente aiuta a vincere, quindi per loro era importante confermare quello che di buono avevano fatto nella prima parte, nel precampionato. Adesso è chiaro che giocare contro Fabriano, che è una squadra anche qui costruita scientificamente per il salto, esatto, di categoria, da questo punto di vista ti fa giocare anche con leggerezza mentale, perché quando hai queste partite non hai un obiettivo di vittoria, di risultato, hai un obiettivo di prestazione, quindi, certo, per loro sarà importante confermare, diciamo, no, i progressi, analizzare questa gara, rivederla anche più volte per cercare di capire dove si può e si deve migliorare dal punto di vista sia offensivo che difensivo, come è fisiologico, perché siamo all'inizio del campionato, e poi appunto affrontare le successive partite in casa, perché dopo Teramo dovrebbe avere due partite consecutive in casa, prima di una fase di campionato che si prevede molto molto impegnativa, certo, per Teramo, perché poi affronterà partite in trasferta e saranno dappertutto durissime,
e partite in casa con squadre appunto corazzate come possono essere Roseto, Ancona e Fabriano al ritorno. Quindi Teramo deve mettere fieno in cascina più possibile, anche vincendo 21-20, certo, va bene tutto. Questo risultato, questa idea ovviamente vale anche per Giulianova, che come Teramo è una squadra che ha un profilo decisamente più basso rispetto a Roseto, Fabriano e Ancona. E a proposito, tra l'altro, Gabri, proprio di Giulianova, ti chiedo anche un commento riguardo la prima partita che hanno giocato i ragazzi di coach Zanchi, persa a testa alta contro Ancona, squadra che appunto tu stesso hai messo nella prima fascia per quanto riguarda il gironcino denominato appunto il girone C2. Giulianova falcidiata dagli infortuni, davvero punteggio basso ovviamente, 69-60, che qui hanno prevalso di più le difese, però ecco i giallorossi che erano andati anche avanti toccando quasi le 10 lunghezze di vantaggio. È una sconfitta, Gabri, che ci può stare. Io riprendo quanto hai detto tu stesso, in questo caso vedi più la prestazione, e si può dire che di certo Giulianova ha dato anche qui dei segnali positivi per quanto riguarda il suo esordio in Serie B. Sì, quello che ho detto per Riesi più o meno ricalca un po' la filosofia di costruzione della squadra di Giulianova. Giulianova ha soltanto 4 senior e poi una serie di under molto interessanti. È chiaro che la società, come ho letto durante la settimana, sta cercando di rinforzare l'organico, certo. Ha cercato di prendere Ciri Beni, che poi non so se si concluderà l'affare, sembra che sia interessato anche Ruvo di Puglia, da come ho sentito, per prendere l'ex orsetano. Di conseguenza è chiaro che avendo una squadra così giovane, e dove hai un under straordinario per questo campionato che è Tiam, ma se Tiam alla partita di esordio fa un punto in 12 minuti, è chiaro che certo, le possibilità di vincere fuori casa, soprattutto ad Ancona, diventano infinitesimali. Quindi direi che comunque la prestazione è stata, come hai detto tu, molto molto corposa, e anche questo lascia ben sperare per il proseguo del campionato e conferma ancora una volta le qualità dello staff tecnico giuliese, che è sicuramente di primissimo livello. Gabri, un'ultimissima domanda, siamo in fase conclusiva, te la faccio proprio da grande amante del basket quale tu sei. Ti mancava il basket giocato? 9 mesi sono tanti. Sì, direi proprio che questo è l'aspetto. Finalmente si alzano queste benedette palle a due, in sì, un certo senso. Sì, davvero, davvero. Questo è giocare a basket, credo che sia una delle cose più belle in assoluto, e vedere lo spettacolo del basket. Insomma è una cosa impagabile, quindi per noi addetti ai lavori è un motivo di rinascita, e speriamo che lo sia sotto ogni punto di vista. Speriamo veramente. Intanto qui, che immensa tristezza vedere le gradinate dei palazzetti vuote. Buona giornata da un appassionato di basket, Carlo, che ringraziamo calorosamente. E davvero, questo è un altro aspetto, Gabri, anche perché appunto ieri abbiamo assistito anche noi. Davvero un peccato anche che i tifosi non possano in questo caso gioire delle vittorie proprio dei Carlo, propri ragazzi. Carlo ha centrato esattamente un po' quello di cui c'è bisogno, perché poi è l'entusiasmo, il calore che rende veramente il valore aggiunto dello sport, no? A tutti i livelli. Quindi se manca quello diventa una cosa quasi asettica, no? E non va bene, però purtroppo siamo chiamati a dare prova di maturità sotto ogni punto di vista per uscire fuori da questa terribile pandemia che ci ha colpiti. Assolutamente. Allora io ringrazio ancora di cuore Gabri di Bonaventura, grazie Gabri per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie soprattutto a voi anche che ci avete seguito. L'appuntamento con Di Prima Mattina come sempre torna domani in diretta alle ore 7. Grazie ancora e buona giornata a tutti.